corsi che si svolgono presso il nostro istituto sono corsi teorici e corsi pratici. Una parte è culturale, infatti abbiamo la scuola primaria, la scuola media e la scuola dell'obbligo. Infatti qui, da quando sono arrivato io dal 2012, mi sono attivato affinché ci fosse una scuola dell'obbligo. E poi c'è la parte formativa molto importante. Prima la provincia, poi la regione ci hanno dato la possibilità di avere due attività, tipo ristorazione e l'edilizia, sia col FOMAL e sia col LIPLE. Due formazioni ritengo molto molto importanti, perché hanno dato la possibilità a questi ragazzi di avere una certificazione di poter svolgere poi questo tipo di attività anche all'esterno, entrare nel mondo del lavoro. Dove in passato alcuni ragazzi sulla ristorazione sono stati introdotti nel mondo del lavoro, uno ha lavorato qui all'Antoniani e l'altro ha lavorato in una trattoria qui di Bologna, mentre per LIPLE è ancora più importante. Se pensate che con una piccola borsa lavoro abbiamo fatto dare il colore a tutto l'istituto, e questo è importante, i ragazzi si sono mostrati all'altezza della situazione nel reparto falegnameria, muratore, bianchini, e ritengo molto importante. Questo è per dare la possibilità a questi ragazzi che una volta usciti da questa struttura, con la speranza che possano entrare nel mondo del lavoro. Qua si lavora in equipe, si lavora con gli educatori, con gli assistenti sociali, anche con la stessa magistratura. Vengono presentati dei programmi di trattamento dove viene detto, viene sviluppato che cosa i ragazzi, il percorso che ha fatto all'interno della struttura, come nasce questo percorso di rivisitazione della sua storia penale. Dove non c'è poi la famiglia, sopperiamo con le comunità. Dove c'è la famiglia, rientrano in famiglia, ma rientrano nel mondo della scuola, nel mondo del lavoro. Io dico sempre che questo istituto poi è al centro della città, è della città, è di Bologna questo istituto, e che pertanto tutti se ne devono far carico. In questo momento se ne fa carico il FOMAL, la LIPLE, la Regione, ed è importante continuare. Ecco, i ragazzi non devono essere parcheggiati nell'istituto. I ragazzi vengono qui perché sono autori di reato, come autori di reato c'è la magistratura che li condannerà, li assolverà, però poi bisogna dargli la possibilità, come è previsto dall'articolo 27 della Costituzione, di reinserirli nella società. Come si organizzano le attività, i laboratori, i corsi che si rivolgono appunto ai giovani detenuti? Allora, i corsi sono di diversa natura con diverse finalità. Teniamo conto che i ragazzi che vengono detenuti in questo istituto possono andare dai 14 anni ai 25 con le ultime modifiche, quindi abbiamo un range molto molto ampio, quindi la necessità anche di offrire attività di differente tipo. Ci sono ragazzi che hanno necessità di assolvere all'obbligo formativo, quindi abbiamo la scuola nelle diverse forme, tra l'alfabetizzazione, la scuola media e la scuola superiore come assolvimento dell'obbligo formativo. Quindi cerchiamo di offrire una possibilità da questo punto di vista di acquisire competenze che poi siano spendibili una volta usciti dal carcere. Ci sono poi attività a carattere più professionalizzante che cerchiamo di rivolgere a quei ragazzi che hanno magari periodi di detenzione più lunghi o anche necessità di acquisire competenze che gli possano permettere di entrare in un tempo più breve nel mondo del lavoro, comunque in ambiti formativi territoriali, tra cui rientra proprio la formazione professionale nel settore edile. Questo spazio che vedete è stato costruito per mettere in scena il processo di Kafka nella versione teatrale riscritta da Gide e Barrault. Abbiamo lavorato su quel testo, ne abbiamo riscritte delle parti e abbiamo cercato di comporre un nostro nuovo copione, una nuova versione di quello spettacolo. Quindi quello che ci serviva era un lungo corridoio d'attesa di un tribunale, che è questo alle mie spalle, e sul quale si aprono alcune stanze che possono diventare alternativamente o la stanza di K, che è il protagonista dello spettacolo, oppure gli uffici degli avvocati e di tutti i burocrati che girano attorno ad un tribunale. I ragazzi con me a settembre per circa un mese lavorano su alcuni temi che poi entreranno all'interno del copione dello spettacolo, scrivendo
le loro impressioni, le loro idee su alcuni di questi temi forti che di solito io regista ricaviamo da magari un romanzo, qualcosa di molto sostanzioso, come può essere il Don Quixote, Moby Dick o Shakespeare, e poi li componiamo insieme e diventa il copione dello spettacolo che loro devono imparare a memoria e mettere in scena. Ogni anno il tema è diverso e ogni anno quindi c'è bisogno di una scenografia diversa, di uno spazio scenico diverso che deve poter essere agito dagli attori che sono i ragazzi dell'istituto penale e poi anche degli attori esterni che collaborano con noi e lavorano con noi. In genere la nostra formazione si divide in una parte che riguarda ed è dedicata alla costruzione delle scenografie teatrali e un'altra parte invece è quella tipicamente di manutenzione e che cerca di avvicinare i ragazzi ai mestieri dell'edilizia. In teatro la parte più bella è vedere questi ragazzi che non ci credono a quello che costruiscono all'inizio e poi pian piano restano stupiti di quanto poi si riesce a realizzare, ed è sicuramente piacevole vederli insomma come dei piccoli pistoleros con gli avvitatori in mano e si divertono tantissimo. Quindi è un'attività che funziona da un punto di vista didattico, anche di contenimento e di consumo utile e positivo del tempo in carcere, è sicuramente un'ottima cosa. Mi viene in mente la scena che abbiamo costruito l'anno scorso di questa spirale, che era molto simbolica, anche perché una spirale è una cosa che risucchia ma allo stesso tempo rimanda anche fuori. È una spirale a quattro bracci che dentro ha tanta simbolica, insomma, anche a livello proprio geometrico, e loro, stupiti un po' alla volta, cercando di tracciarla in terra e poi man mano costruendola, si stupivano anche loro stessi, insomma, ma è complicato, non se ne veniva fuori, insomma, c'erano dei momenti proprio anche fisicamente ci si rimane intrappolati, ma allo stesso tempo c'è questa idea di poter uscire dalla spirale, quindi è una cosa molto carina, insomma, anche così. Persino loro, che spesso sono sbarazzini e se ne strafregano del simbolismo, in realtà poi qualcosa sentono, insomma, e riescono a entrarci. Che cos'è che li coinvolge di più, diciamo? Sicuramente la costruzione e l'uso del legno nelle scenografie, in modo particolare lavorare il legno dà un piacere particolare, perché è un materiale che si lascia lavorare bene e appunto con gli strumenti giusti, sempre tenendo conto del contesto, insomma, di un carcere, si riesce comunque a lavorare bene e a fare delle cose particolari. Le attività sono costruite su moduli. Il fatto di essere costruito su moduli permette di poter offrire a più ragazzi la possibilità di entrare nell'attività con il rilascio di questa certificazione delle ore frequentate, poi una cosa che loro possono utilizzare sul territorio. Lo stesso vale per la ristorazione. Dove nasce, diciamo, l'idea di formarli in questo senso? Sono direttive nazionali o regionali, territoriali? L'attività in un istituto penitenziario, poi in un minorile, è fondamentale. Il tenere i ragazzi impegnati, il tenerli fuori dalle stanze, il riuscire a fornire loro competenze di diverso tipo è importantissimo. La formazione professionale è valorizzata, ci viene richiesto di valorizzarla, perché è importante per un reinserimento sociale, quindi è sia come linee guida proprio dipartimentali, ministeriali, sia anche come l'idea dal punto di vista educativo che anche noi educatori abbiamo rispetto al progetto del nostro ragazzo, perché poi i percorsi sono proprio individualizzati, quindi la scelta non è fatta sul mucchio, è rispetto al bisogno del ragazzo, rispetto all'età, magari a chi ha assolto già l'obbligo formativo ma ha bisogno di acquisire altre competenze, anche alla situazione proprio personale e familiare. Anche la scuola è fondamentale, come lo è nella scuola pubblica fuori, a maggior ragione all'interno di un istituto come questo diventa rilevante per tutte le altre attività, perché i corsi di italiano intanto danno il primo strumento proprio di integrazione per poter imparare la lingua, quindi comunicare all'inizio le esigenze primarie e poi per potersi secondariamente integrare nella società come dovrebbe avvenire normalmente. Collaboriamo poi con associazioni del territorio che frequentemente si rendono disponibili ad anche attività interne a carattere gratuito, di volontariato. Abbiamo associazioni tipo Uva Passa o Altro Diritto che fanno animazione nel fine settimana, animazione e attività laboratoriali. Abbiamo associazioni come l'associazione Mozart che promuove attività di musicoterapia.
ci sono associazioni, ad esempio Chiaramilla, con la quale vogliamo collaborare per un percorso di pet therapy. Abbiamo associazioni tipo la WISP, che sono in realtà convenzionate anche proprio a livello formale col Dipartimento, che promuovono attività sportiva, quindi coinvolgono in realtà, fanno sia attività interna, poi coinvolgono realtà esterne in partite di calcio, quindi l'incontro anche con l'altro. Abbiamo avuto anche esperienze con un'associazione di carattere giovanile, Leo Club di Bologna, che sono un'associazione di ragazzi più o meno di età simile a quelle dei nostri, e sono entrati a fare attività con loro nel periodo delle feste di Natale e di Halloween. Quindi anche per i ragazzi ha rappresentato l'incontrare in realtà di associazionismo giovanile sane, quindi sono tutte esperienze positive. Quando si fanno lavori di tinteggiatura è preferibile sempre utilizzare degli smalti ad acqua. Il motivo è molto semplice. L'acqua è il veicolo appunto per diluire la pittura e dall'altra parte le sostanze, appunto le resine contenute, polimerizzano anche solo con la presenza dell'acqua, cosa che non succede appunto negli altri smalti che richiedono invece dei solventi particolari. Il problema degli smalti non ad acqua è proprio questo. Una quantità notevole di sostanze che volatilizzano, cioè che evaporano durante la lavorazione, durante l'utilizzo, e sicuramente sono quasi sempre sostanze nocive o in tutti i modi mai facili da gestire, anche quando si tratta appunto di ambienti all'aperto o comunque senza il rischio di avere quindi poca ventilazione. Tutto sommato quindi conviene sempre utilizzare smalti ad acqua. Tanti anni di esperienza, contatto con ragazzi che insomma hanno vite difficili, hanno fatto scelte sbagliate. Chi sono per lei questi ragazzi? C'è una lunga storia appunto. Io provengo dal sud, per assegnazione di concorso mi hanno mandato qui a Bologna e a Bologna i primi ragazzi che ho conosciuto che avevano pendenze penali erano per la maggior parte, se non quasi tutti, provenienti dal sud. Per cui mi sembrava di essere tornato un po' a casa lavorando a distanza con questi ragazzi. Per cui erano ragazzi che io capivo la loro mentalità, che cosa desideravano, i loro sforzi, il problema dell'inserimento. Principalmente sono ragazzi in difficoltà che vanno compresi. E se c'è la possibilità nostra, del comune e degli altri enti a poterli aiutare, beh, bisogna scovare dove ci sono queste risorse. Ecco, credo che sia proprio detto in poche parole qual è la spinta che ho e che avevo e che vorrei avere fino all'ultimo per aiutare questi ragazzi. La formazione professionale è la prima cosa a cui si pensa in un istituto come il nostro per poter dare un avvenire ai nostri ragazzi. La formazione è questa, indipendentemente dalle cose che poi imparano, che ci sappiano far capire che risorse hanno. Poi ho fatto la pittura sopra, è bellissimo, è stata una cosa bella. Mi piace troppo queste cose. Spero se quando esco forse mi trovo un lavoro questo qua, mi piace troppo. Una cosa bellissima. Qua ho lavorato, ho fatto una stanza di un preposto, ho pitturato, ho fatto queste cose. Poi lavoro pure fuori dai muri, questi qua. Sono qua, lo so, sono in galera, ma impari, sempre impari qualcosa se vuoi imparare. Io spero quando esco fuori, se mi trovo un bel lavoro così, bellissimo. Per me è una cosa bella. Quello lo facevo pure a Romania questo lavoro. Ma pochissimo l'ho fatto. Poi abbiamo costruito un palco per il teatro di Paolo Billi e abbiamo fatto molto volentieri questa roba qua e è stato molto bello. Abbiamo costruito delle porte, e il palco proprio come delle case, abbiamo dato il legno. È stato molto interessante, molto bello. Poi stando in un ambiente così ristretto penso che lavorare faccia molto bene, sì. Mi piacerebbe fare il cuoco, perché anche mio fratello fa il cuoco, allora volevo seguire i suoi passi, quindi sì. Si fa qualcosa di
molto più stancante e si passa il tempo. Fuori non ho mai lavorato proprio. Se ne avessi l'opportunità, penso che potrei lavorare. Sì, è sempre utile avere un'esperienza. Sono soddisfatto perché iniziamo sempre da piccole cose, come da una tavola di legno, poi esce fuori sempre una cosa grande e uno resta soddisfatto. Abbiamo fatto anche dei lavori di pittura sia con gas che con altre attività, dove comunque dipingevamo quadri oppure facevamo dei murales. Mi piace proprio l'arte in generale. Hanno indubbiamente commesso dei reati, quindi sono qua per un motivo, per scontare una pena oppure in attesa di avere un processo. Però sono ragazzi con i quali si cerca di lavorare in virtù di un reinserimento sociale che ci sarà per fortuna sempre, con tempi più o meno lunghi, perché comunque ci sono ragazzi con condanne di diverse entità, c'è chi rimane qui per un mese, chi rimane qui per qualche mese, chi rimane in istituto per anni perché ha condanne importanti. Il lavoro con loro, a seconda dei tempi che si hanno davanti di lavoro, è sempre rivolto a fargli acquisire competenza, a lavorare con loro rispetto allo stile di vita che li ha portati qua, che indubbiamente non funzionava per qualche motivo, in previsione di un reinserimento. Nessuno dei ragazzi viene dato per perso, tra virgolette, e poi è logico che a loro viene sempre dato il rimando che noi offriamo delle possibilità e accompagniamo in un percorso con le criticità che si incontrano. Poi è logico che ai ragazzi viene sempre detto la responsabilità di scegliere vostra, e la scelta di quando sarete fuori, di come volete poi viverla fuori, è vostra. Hai un figlio giovane che deve scegliere in che modo proseguire gli studi? L'Istituto Professionale Edile di Bologna organizza il corso gratuito di operatore edile alle strutture, della durata di 2 anni, di cui circa un terzo in stage in aziende edili di Bologna e provincia. Indirizzato a giovani compresi tra i 15 e i 18 anni, il corso è finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna e permette il conseguimento della qualifica professionale regionale triennale. Inoltre IPLE organizza corsi di specializzazione per muratore, caposquadra e capocantiere. I corsi sono gratuiti per dipendenti e titolari delle imprese iscritte alle casse edili di Bologna, lavoratori, operai e apprendisti operai in stato di disoccupazione che sono stati dipendenti di imprese iscritte alle casse edili di Bologna, lavoratori iscritti alle casse edili licenziati causa crisi nei 6 mesi antecedenti l'iscrizione al corso. Vieni a trovarci in via del Gomito 7 a Bologna. Iscriviti entro il 31 luglio 2016 e riceverai un nostro utilissimo omaggio.